Andrea, ho bisogno di un vino da regalare per la vigilia di Natale, che vada bene con il pesce, un non troppo comune, un vitigno che non tutti conoscono, magari da un territorio ricco di storia. Che cosa mi consigli? Allora Isotta, ho il vino per te, innanzitutto bianco, che ci sia il capitone, che ci sia il salmone, insomma la vigilia va fatta vigilia, quindi bianco, vado a un territorio storico, si va in Umbria, forse non tutti sanno che Cecchi è proprietario anche di Tenuta Alzatura a Montefalco, e lì il bianco o è grechetto, ma ultimamente la vera grande scoperta è il Trebbiano Spoletino, anzi se vuoi fare veramente bella figura di solo Spoletino, perché è molto lontano dal Trebbiano, è un vino particolare con dei profumi che poi in evoluzione ricordano il Riesling, scordati il Trebbiano classico toscano, tutto un altro mondo e tutto un altro territorio. E poi l'Umbria, noi le pensiamo sempre rossa, in realtà è un territorio bianco antichissimo, fin da tempi dei Romani, quindi guarda, arrivi lì, fai un figurone, abbinamento, storia e grandissimo profumi, sensazione, ma soprattutto lascia questa scia sapida in bocca che se lo ricorderanno anche il giorno dopo e mi sa che va anche fino a Capodanno, vai tranquilla.